Salve, sono Tristana Tramonti, l'ideatrice del format 1950 American Diner. Io appassionata da sempre negli Stati Uniti, 5 anni fa trovo una fotografia che rappresentava me all'interno di un diner in California e da lì scatta l'idea e la voglia di creare questo format. Aiutata da tutta la mia famiglia abbiamo inventato, perché si può dire inventato, in Toscana per il primo punto vendita a Calenzano, che non è solo un ristorante, ma è un insieme di emozioni che deve rappresentare e deve creare al cliente che per la prima volta mette piedi all'interno di un nostro ristorante. L'idea proprio è stata ottenuta immediatamente di far capovolgere il cliente in un'emozione totale. Chiunque entra, varca la soglia di un nostro ristorante ha un richiamo immediato, un tuffo nel passato negli anni 50. Questo perché siamo stati attentissimi, maniacali e ci definiamo spesso folli per il dettaglio, perché tutto dovesse richiamare quello che era il mood degli anni 50, dando naturalmente tutta l'attenzione dovuta anche alla qualità del cibo. La nostra è un'attenzione assoluta alla qualità di un prodotto comunque made in Italy, tant'è vero che qui siamo comunque anche con un prodotto a chilometri zero, filiera corta. La carne viene prodotta da una macelleria fiorentina, ogni giorno gli hamburger vengono massaggiati a mano e ogni piatto viene fatto proprio con amore e con passione. Fin dal primo giorno l'attenzione a voler proporre un prodotto senza glutine è stata immediata. Spesso all'interno di locali, di ristoranti ci sono molte limitazioni e quindi nell'immediato è stata la scelta di proporre un menù senza glutine. Questo perché comunque viene richiesto moltissimo, tant'è vero che abbiamo volutamente dedicato un menù senza glutine con oltre 50 piatti dove vengono prodotti con naturalmente la massima attenzione e dedizione. E volutamente abbiamo anche proprio scelto gli stessi identici prodotti, ricreandoli, facendoli fare ai nostri pasticceri, e ad esempio le donuts senza glutine, perché comunque i bambini non potessero avere delle diversità durante le feste di compleanno, durante le cene. Tutto doveva essere posto al cliente sia senza glutine e col glutine. Ci vediamo su Gluten Free Television. She bump to the east, she bump to the west, but she's the girl that I love best. To the food, oh, food.